Si vede? Si sente? Spero di sì, e in modo decente. Ho fatto anche rima e non me ne vengono più. Va bene, ok, bravo ragazzi, io sono Algisius e oggi siamo in quello che è un brevissimo vlog, ok? Allora, innanzitutto vi rubo 2 minuti prima di dirvi esattamente in cosa consiste il titolo e per dirvi che, uno, sarò via domenica e lunedì prossimo e quindi invertirò un attimo la programmazione dei video, ok? Seconda cosa. Sì, mi sono accorto che è uscito Outlast 2 il 25 aprile. Volevo portarvelo il 26, ma Rosso non poteva e quindi lo registriamo questo sabato, ok? Il primo giorno libero che ho. Lo registro sabato, lo monto sempre sabato, ve lo carico e esce al posto di Mega Man lunedì, ok? Quindi per tutti quelli che fossero interessati alla mia serie di Outlast 2, c'è, ci sarà, esce lunedì al posto di Mega Man, che e Mega Man esce giovedì. Ok, perfetto. Conclusi questi convenevoli, quindi proprio due cose veloci veloci, vi dico il perché del titolo del video, ok? Bene, visto che ormai la serie di Mega Man Star Force sta per volgere, in realtà non so perché ho guardato di là, in realtà, visto che ormai la serie di Mega Man Star Force sta volgendo al termine, vorrei fare un indire, ok? Un contest. Prima di dirvi in cosa consiste, vi dirò che per colui che arriverà primo, tra virgolette, a questo contest, avrà la possibilità di fare una chiamata Skype con me, oppure giocare qualche partita assieme su uno dei giochi che ho, per esempio, che ne so, sui minigames di Minecraft, su Hearthstone, o su uno dei videogiochi che ho già giocato, magari, oppure chiedetemelo in caso e vi rispondo, tranquilli. E inoltre, questo invece è un po' aperto a tutti, non questa settimana, ma la tra 2 settimane, ok, esce il primo video di Game Theory, la serie che ho intenzione di fare sulle teorie sui videogiochi, ok? Il primo episodio riguarderà il continente di Mu, ok? Quindi un po' Mega Man Star Force, ma anche un po' storia, ok? Perché comunque quella di Mu è una leggenda. Sì, non lo sapevo neanche io fino a quando non ci sono messo lì a cercare. E tutti quelli che vogliono partecipare a questo progetto, perché ci siamo accorti io e Russo che ci vuole veramente tantissimo tempo per ricercare le informazioni e montare i video, saranno accolti a braccia aperte, ok? Magari faremo un gruppo, una cosa di questo tipo, non lo so ancora. Inoltre, chi vincerà il contest avrà diritto a scegliere i prossimi argomenti di Game Theory. Noi ovviamente magari gli diremo anche che cosa avevamo pensato noi di trattare. Se invece questa persona qua aveva un'altra idea, potrà benissimo farlo. Ok, veniamo a cosa consiste il contest. Ok, il contest consiste nel fare un video, per l'appunto in onore della fine di Mega Man Star Force, su, per l'appunto, la mia serie di Mega Man Star Force. Ragazzi, può essere di tutto. Un riassunto di tutti e 3 i capitoli della saga, un momenti migliori contro i boss, un Algisius sclera di più contro quest'uomo qua, un mi impapino a più non posso, ok? Può essere qualsiasi cosa davvero, ragazzi. Spero che partecipiate in tanti. I video di tutti i partecipanti verranno messi in un video più avanti, quindi se avete un canale YouTube metterò i link nella descrizione del video che farò per annunciare il vincitore. Inoltre, sempre chi vincerà, ovviamente il suo video verrà pubblicato sul canale e verrà non solo messo nelle informazioni del canale per sempre, ma anche sotto la descrizione di ogni video per avermi fatto, secondo me, il regalo più bello che io possa mai desiderare. Vi dico solo, se volete fare una specie di sclero di più contro i boss di Mega Man, aspettate un attimo, aspettate, perché oltre che Mega Man Star Force 2 è ancora in corso, una volta finite le Mega e anche battuto il boss finale, che non spoilerò niente, vorrei provare a farvi una sorpresa. Però è molto azzardata, non so se funzionerà, però ci proviamo noi. Ragazzi, questo breve vlog d'aggiornamento finisce qua. Se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, vi piace, iscrivetevi. Spero che partecipiate in tantissimi contest. E noi ci vediamo nel prossimo video, quindi, bella ragazzi!